L'altro aspetto che mi interessava particolarmente, che penso che possa essere utile, è l'aspetto del massaggio infantile, che chiaramente, poi magari lo vedremo anche meglio, richiede particolari attenzioni, perché ovviamente un dosaggio e un'attenzione particolare alla frequenza, alla localizzazione, alla forza, e ci sono anche delle linee guida. E proprio dall'ottimizzazione di questi parametri derivano i benefici, che sono anche in questo caso tangibili, nel senso che sono benefici a livello fisico, sembra che migliori e riduca la percezione dolorifica, che aggiusti la frequenza cardiaca, che favorisca anche, diciamo, un'azione di boost sul sistema immunitario, riduca l'ansia, lo stress, migliori il sonno. E questi benefici appunto sono presenti anche per il caregiver, quindi per la madre o comunque per colui che effettua il massaggio.